Signori e signori, Danti! Sei! Fabio Rovazzi! Non so se abbiamo anche in collegamento già da Roma Raffaele Riefoli, eccolo, Raff! Ciao Raff, buon pomeriggio! Eccolo! Praticamente non lo vediamo! Ma sei da solo, puoi toglierla la mascherina! Sei da solo! Sì, sì, isolati! Vabbè, non ce l'avete un finto applauso, un effetto sonoro? No, facciamo vero, scusami! Ciao! Scusate! A parte quello vero, però tu chiedi! Lo sai come funziona, no? Fabio, sentito come finito. Tu chiedi e quello che tu chiedi succede, lo sai com'era qua, no? Ecco. Allora, ma posso avere un Don Pero così per... Io chiedo. Allora, Danti, come hai messo insieme questa squadra? Allora, è pura casualità. Io sono partito perché sono mega fan di Raff, quindi ho cercato di fare una canzone con lui, poi è entrato in scivolata Rovazzi a Master Già Consegnato. Master Già Consegnato mi manda il pezzo e mi dice: cosa ne pensi? Io: bellissimo, posso cantarci dentro? Veramente siamo un po' in ritardo, sì. No, sentiamo l'opinione di Raff. Come sei entrato tu all'interno di questo progetto? Quando Danti ti ha fatto sapere, insomma, che era un tuo grande fan e che voleva collaborare con te, tu come hai reagito? Hai detto subito sì? Beh, sì, questa canzone mi è piaciuta subito. Lui mi ha mandato una base, cioè un primo tentativo che poi nel tempo ha assunto caratteri diversi. Sento un eco, mi sembra che sono in un rimbombo pazzesco. Comunque siamo andati avanti così per un anno, finché poi eravamo alla conclusione e poi l'avete già detto, è arrivato anche Fabio Rovazzi all'ultimo, proprio in zona Cesarini, come si diceva nel la ciliegina sulla... no, vabbè, Zac. Che all'inizio il pezzo si chiamava Schiavi ed era un pezzo drammatico, invece... poi è diventato Liberi, però questa è un'altra storia. Ce l'ascoltiamo intanto? Voi chiamate 02 25 15 15, quindi Danti, Rovazzi e Raff, Liberi. Liberi, beh, insomma, l'abbiamo sdoganata del tutto anche su RTL 105, non solo, poi vi faremo fare lo spottone per la Powerhits estate. Beh, si candida ovviamente tra le canzoni dell'estate. Mi fa strano vederti lì. Lo so, vabbè. Potresti dirci le notizie del giorno. Le notizie di oggi. No, la notizia che Rovazzi aveva detto in collegamento, no, quest'anno non me la sento. No, vabbè, poi alla fine ti hanno tirato dentro. Mi sono risparmiato un mio pezzo, che vuol dire stare dietro mesi, anche Danti lo sa bene. E io ero contento. Quando ho sentito il pezzo di Dani ho detto: vabbè, dai, ok, si fa, fighissimo, facciamo. Fantastico. Fighissimo. Beh. No, veramente, dai. Raff, cosa ci dici da là? Qualsiasi cosa. Ma chi parla? Io non ho capito chi sta parlando. È Rovazzi in questo momento a parlare. Ma cosa fa? Cosa hai mangiato? Ha preso la conduzione in mano, non si sa. Sì. Ma lui è di casa, Fabio, qua, quindi può fare un po' come... Ah, ho capito. Beh, non essendo il mio pezzo, capito, sono rilassatissimo. Sì, sei un featuring. Certo. Sei un featuring. Sentiamo che abbiamo al telefono. No, Raff, stava dicendo una cosa. No, basta, voglio dire, fa un caldo terribile. No! Fuori. No! Dimmi tu che caldo fa. No, invece abbiamo per voi, ragazzi. Ragazzi, allo 02 25 15 15 Pierpaolo, che ci chiama da Bari. Ciao Pierpaolo, benvenuto. Ciao, RTL anche mia. Ciao Pierpaolo. Ciao. Avevi qualche Rovazzi, ciao Raff, ciao Danti. Ciao. Vorrei farvi una domanda. Vai. Sì. Ditemi tre cose che vi fanno sentire veramente liberi. Il cellulare quando non è occupato? Internet giga illimitati? Ecco, poi è una serie di messaggi incredibili, illimitati anche quelli. No! Passa anche tua. Sentiamo Raff. Io dico una cosa proprio semplice, banale, se vogliamo. Io mi sento libero quando vado al mare. Ah, perché è banale? No, non lo so, perché magari, ecco, non è così divertente, non è spiritosa. No, però è vera, però è bella, e cioè l'immagine del mare ti fa sentire, no? Quel senso anche di pace. Sì, sì, sì. Giusta, bravo. Visto. Bello. Gliene abbiamo dette 4 al posto che 3. Incanta e porta a casa, eh? Hai capito? C'era il bonus in questo senso. Continuate a chiamare allora 02 25 15 15. 5 alle 15, 21 minuti di questo martedì 30 di giugno 2020 con Danti, Rovazzi e il nostro Raff, che lui proprio è a distanza di sicurezza. Super. Ci sente tre volte. Tre volte. Super distanza di sicurezza. Comunque, non si può dire che non abbiamo mai. È la prima volta che Danti viene qua.
prima volta in assoluto, ragazzi, prima volta in assoluto. Avevamo già fatto interviste, ma prima volta che sono qua in location. Allora, arrivano anche domande attraverso i messaggi al 378-378-1025. Qualcuno fa un parallelo fra cosa resterà degli anni 80 e che ne sanno i 2000. Fantastico. È un bel parallelo. Prima facciamo rispondere Raff, no? Sì. Cosa è rimasto degli anni 80 e poi che ne sanno i 2000? Faccio fatica a trovare un nesso tra le due cose, però ci provo. Cioè, cosa devo dire? La domanda esatta qual è? No, perché allora, siccome c'è stato Dante che ha riproposto questo con Gabri Ponte, no? Tu cantavi cosa resterà degli anni 80. Ah, sì. Nella canzone Che ne sanno i 2000, molte cose degli anni 80 sono rimaste all'interno. Sì, quindi, sono citate. E quindi, cosa è rimasto veramente degli anni 80? Questa è la domanda. Sarò proprio... molto sintetico, non lo so. Ottimo. Tanti, invece tu che le hai citate, cos'è rimasto? Allora, secondo me degli anni 80. Okay. La so. Rovazzi, la sa. No, basta. Vai. No, allora, cos'è rimasto degli anni 80? Io trovo l'analogia già su cosa resterà degli anni 80 e che ne sanno i 2000, perché comunque erano, nel senso, alla fine tutte citazioni, no? Di che cosa rimarrà? Io vorrei che fossero rimaste le cabine almeno del telefono, ma non è rimasto quello. Sono rimasti gli standard, forse. Il calcio c'era negli anni 80. Cioè, di tutti gli anni 80 tu vuoi le cabine del telefono? A me piaceva. Ma Superman, vabbè, ma dove, ragazzi, si cambia? Esatto. No, posso dire una cosa? Ma avrà trovato un'altra cosa. Posso dire una cosa fighissima degli anni 80? Nel cinema, nell'immaginario anche delle serie TV, vedi Stranger Things, eccetera, è tornato l'immaginario visivo, cioè fare la serie TV ambientata negli anni 80. Vedi è che alla è fine la sapeva cool, lui. No? È il nuovo cool al momento. Io parlo di quello che so. Ma stanno tornando so. In generale anche nella musica, anche sì, musicalmente. Tanto, assolutamente. Ragazzi, hanno insegnato tante cose, quindi ci fa molto piacere, soprattutto a me, e li ho vissuti tutti. 0225 1515, chiamate per parlare con questi eroi. Su RTL 105, quest'oggi ospiti qui in diretta da Milano, come si diceva una volta, Rovazzi e Danti, e invece in collegamento da Roma il mitico Raff. E tante chiamate che stanno arrivando, chiaramente allo 02 25 15 15 per voi, ragazzi. Abbiamo Alessandra che ci chiama da Catania. Ciao Alessandra. Ciao. 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 Come stai, Ale? Bene, io bene. Ah, okay. Come è stata? Tutto a posto. Bene, alla grande, alla grande. Volevo fare una domanda. Vai. Sì. Faresti il video dell'ultimo singolo Liberi? Sì, faremo il video dell'ultimo singolo Liberi e dovrà uscire quando Fabio mi dà l'ok. Non è un mio video, nel senso che è un video di Dani, esatto, che già preesisteva, e gli sto dando una mano per sistemare due robe. Dovrebbe uscire venerdì, no? Sì, dovrebbe uscire venerdì. Se tutto va bene. Se tutto va bene, perché appunto mi sta dando una mano, io non sono bravissimo come lui, quindi avevo bisogno di una mano. Comunque possiamo dare qualche anticipazione, no? Certo. Sì, l'abbiamo girato tra Milano e Miami. E venerdì sarà presto fuori, non vediamo l'ora di farvelo vedere. Chi era a Milano e chi era a Miami? Io ero a Miami, Raff era in Sicilia. Non è vero. Tu abiti a Miami, giusto? Io sì. Vivi lì? Sì, da qualche anno. Che figata, io amo quel posto, ci ho lavorato un po' di anni, bellissimo, veramente, amo quella città. E niente, abbiamo girato le scene, hanno girato le scene, abbiamo, io non voglio prendere proprietà di niente. Esatto, lui hanno è arrivato sempre alla fine. A Miami con Raff e a Milano io e Dani. E esatto, niente. Quindi poi abbiamo matchato il tutto con una tecnica nuova e poi non vediamo l'ora di farvela vedere, insomma. Venerdì questo? Yeah. Sì, venerdì questo. Ora? Diamoci un orario, dico. Come un orario? Un orario. Sincronizziamo, mi sembra gli orologi. Io direi puntiamo i server. Io sulle scadenze mi allontano. Sì. No, volevo dire che per quanto mi riguarda è stata un'esperienza unica, perché girare con il lockdown, con tutte le problematiche relative, insomma, non è stato facile. Siamo ritornati indietro con un bel viaggio musicale e sono arrivati una valanga di messaggi, non ve lo so neanche a dire, al 378 pezzo, 378 105. Bellissimo. Raff infinito.
Eh beh sì, tra l'altro insomma noi fa particolarmente piacere avere anche Raffaele, anche se a distanza in quella di Roma, perché sì, insomma la sua musica, diciamo, insomma, nel corso degli anni ha sottolineato tanti bei momenti, non a caso c'è, se non sbaglio, proprio un'ascoltatrice, no? Per lui assolutamente sì. 02 25 15 15 Mattea, che ci chiama da Biella, benvenuta, ciao Mattea. Allora, io vorrei salutare intanto Raff. Ciao, ciao Matteo. Sì. Ciao Raff, ascolta, io sono molto felice di poterti salutare, perché non essendo una persona social, e non voglio neanche spiegare il motivo per non dilungarmi, non ho potuto cercarti diversamente, insomma, aspettavo la mia occasione ed è questa. Ti volevo dire innanzitutto che ti ammiro moltissimo, che non so se si può ammirare tanto un cantante, un interprete, un musicista e una persona che scrive canzoni così come te. E poi emozionatissima, sì, Matteo. Sì, emozionatissima, sono emozionatissima. Ti volevo dire che abito a Candelo, in provincia di Biella, dove tu a Biella sei venuto un giorno, una sera, a fare concerto all'Odeon. E mi hai toccato anche la mano, ma di me non ti ricordi di sicuro. E poi ti volevo dire che io sono nata a Cerignola nel 59 e da piccolina io ero sempre a Margherita di Savoia, in spiaggia. Sempre. Ecco. Non ci siamo forse mai incontrati, non lo so. E poi ti volevo dire che le tue canzoni sono state una colonna sonora per la mia vita, perché mi hanno sempre aiutato. Nel momento esatto c'era la tua canzone, soprattutto nel momento di Oggi un Dio non ho, dove io avevo proprio bisogno intanto di sfogarmi e poi di credere che ci sarei riuscita di nuovo. E Oggi un Dio non ho, me l'ascoltavo di notte e annegavo nelle lacrime. Ti voglio dire grazie per esistere e per essere quello che sei. Che bello! Wow! Ma che roba! Wow. Sono emozionato, davvero. Grazie per questa tua bellissima dichiarazione d'affetto. Grazie. Ma poi ha citato una delle canzoni, io sono fannissimo di quella canzone, è bellissima, bellissima. Tutto vero. Vabbè. Va bene, ci anche noi abbiamo la lacrimuccia in questo momento, sì, l'emozione è grazie forte. Grazie Matteo per queste belle parole. Ma a proposito di hit, oggi con noi Danti, che ricordiamolo Danti, sì? Perché tu fai il modesto, però tu sei dietro a un sacco di hit. Anche di qualcuno tipo Rovazzi, adesso non vorrei dire. Però. Ecco, io qua ci terrei a fare sempre una puntualizzazione, che è quella che faccio sempre. Puntualizza. È vero, ma non sono l'autore del pezzo, nel senso che io credo di essere quello che tira fuori la parte figa. Cioè, nel senso che Rovazzi vuole scrivere tutto, dalla prima parola all'ultima. Ci mettiamo 6 mesi per scrivere un pezzo, io li faccio in un pomeriggio. ma non nasco come scrittore, faccio fatica, ragazzi. Poi sono un eterno indeciso. Infatti non ho tatuaggi, perché sennò rischio di poi tagliarmi un braccio se non mi piace. Cancelliamo? Cose di questo tipo. Cancelliamo? No, ma poi tra l'altro hit non soltanto per lui, ma in generale ha scritto un sacco di cose. Ho avuto l'onore di collaborare con tante persone, con Ax, con Annalisa, Bengefede, con Nina Zilli, la mia ragazza. Quindi ciao Nina! Siamo ciao, usciti Nina. Adesso col singolo nuovo, sì, Schiacciacuore. E ho avuto la fortuna di collaborare con tanti. Quindi con Danti. E allora Danti, saluti a tutti, restate con noi. Allora Danti, saluti. Ritorniamo fra poco in The Fly. Right. Faccio quello che voglio. Che state facendo? State facendo quello che volete voi? Avete alzato il volume della cuffia? Ci hanno tolto il volume. Ci avevano isolato. Non per colpa loro, non c'entra mai. Ora ho capito perché Fabio oggi pensa di essere il conduttore di questa. E fa quello che vuole. Fa quello che vuole. No, invece la butto lì, perché Fabio, tu sei stato protagonista della Power Hits Estate, giusto? Sì, non so, sono stato protagonista. Non lo so. Vedi un po', scusa. Tu non ti ricordi, ma sì. Allora, diciamo così, è appena uscito Liberi, Danti, Fabio Rovazzi e Raff, ok, quindi entrerà sicuramente a far parte delle 50 canzoni più programmate. Se vi dico 9-9-20-20, venite tutte e tre all'Arena di Verona? Dai, dobbiamo coordinarci per il sì, insieme, triplo sì? Io sono già lì. Oh, grazie!
è già nel backstage. Io ho una piccola quechua lì fuori. Ieri siamo abbastanza decisi. È Dani che continua a dirci: ragazzi, non lo so. Devo vedere se sono libero, ma potrei liberarmi. È prezioso. Siete liberi. Come il film di Verdone. Potrei. Che tira fuori l'agenda. Sì, esatto. Non ero preparato, scusa. No, anzi, approfittate per invitare i fans, comunque coloro che vanno sul sito di RTL.it a votare la vostra canzone. Certo, perché certo. Più votano, più va in alto nella classifica. Ovviamente. Allora, votateci. Allora, io vorrei. Votandolio. Beh, io vorrei fare lo spottone, raga. Votate liberi per farci arrivare più in alto in classifica, in modo che la mia quechua diventa una casa lì fuori dall'Arena di Verona e arrivo anch'io con l'alloggio. Non male. E devo farlo anch'io? Sì. Va bene. E, ragazzi, in ascolto. Sapete, c'è l'estate, ci si diverte, ma. Ci si diverte molto di più votando liberi. Molto di più. Quindi mi raccomando, andate sul sito, votate liberi. Pezzo del mio amico Danti, featuring Raff e me stesso. Vado anch'io. Andate anche voi. Anche Dani in questo momento sta votando. Sì. Un autovoto, signori. Fuori dal regolamento. Tu ed io, Danti, Nina Zilli e Jay. Com'è brava. La Nina, grande Nina. Brava con tre. Salutiamo Nina Zilli. E Nina, volevo anche dirti grazie perché mi hai fatto perdere un amico che ormai è innamorato e niente, l'abbiamo perso, ragazzi. Occhi solo in una direzione. No, salutiamo allora tutte le fidanzate, anche Karen. Salutiamo anche Gabriella, la moglie. Ciao, di Karen. Puoi dire la stessa cosa a Karen. Ormai siamo tutti innamorati, è un disastro. Grazie di avermi tolto la possibilità di lavorare con Rovazzi. Siamo quasi arrivati proprio alla fine, le battute finali. Allora, da tutte e tre il saluto agli ascoltatori, dite proprio quello che volete, liberi. Allora ragazzi, io è la prima volta che sono fisicamente qua con voi, vi ringrazio tantissimo, votate e stravotate liberi e mi auguro di venire qua altre mille volte. Grazie Danti. Io dico, vabbè, votare è una grande prova di democrazia, quindi votate liberamente, liberi. Il saggio Raff. Io voglio tanto bene a Danti, da anni che lavoriamo insieme, sono contento di essere con lui in un pezzo e quindi, cioè, ragazzi, ci tengo io, teneteci anche voi, se lo merita, fa delle robe fighissime, votate per liberi. Fantastico. E soprattutto rendetelo felice, perché non è mai felice. Difatti io mi aspettavo che dicesse: allora, stimo tanto Danti, ma... Poi partite. Ma, no, vi voglio bene. Poi sono contento perché lui è super fan di Raff. Sì. E questa collaborazione lo sta riempiendo di gioia. E vedo che è proprio troppo contento. Quindi mi raccomando, votate liberi, che accompagnerà la vostra estate. E tanti saluti. Esatto. E ci vediamo il 9-9-2020 all'Arena di Verona. Sì. Allora, grazie a Danti, Fabio Rovazzi e Raff. Ciao, grazie Raff. A voi, raga. Ciao. Ciao, grazie. Ciao.